Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Appena finita la partita della Juventus Primavera nella gelida Vinovo. Oggi sta facendo freddissimo, si vede proprio già dalla televisione, l'hanno appena anche trasmessa. È finita 5-0 per la Juventus Primavera. Una goleada, un dominio iniziato già nel primo tempo, ma che poi nella ripresa ha proprio sfociato nell'apice. Allora, devo dire la verità, a me la Juventus, già da come ha approcciato la partita, me l'ha piaciuta subito tantissimo. Si vede che è una squadra che sta crescendo in tutto, in consapevolezza, in forza. Poi da quando c'è Gozzi messo in difesa centrale, cioè anche a livello difensivo, la Juve è migliorata tantissimo e concede molte meno occasioni, e si nota poi anche sul piano della tranquillità del palleggio. Già si aveva fatto una bella impressione la Juve già settimana scorsa rimontando la Fiorentina, oggi proprio è stato l'apoteosi. Chiaramente, d'altro canto, c'è da mettere una Udinese oggettivamente troppo poca cosa per impensierire questa Juve. Oggi l'Udinese è stata veramente quasi nulla, ha sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare. Ha iniziato le marcature, le aperte, Bandeira, che ha fatto una grande prova sulla destra, ragazzo che non difende per niente bene, ma quando attacca si fa sentire un terzino principalmente di spinta, che ha fatto una grande partita, ha trovato il gol del 1-0, un gran gol tra l'altro. Poi le squadre sono andate a riposo, la Juve aveva già meritato probabilmente di raddoppiare o chiudere la partita nel primo tempo, non ce l'ha fatta, l'ha fatto nella ripresa. Il raddoppio è stato fatto da Fagioli, assist di Petrelli, il terzo gol di Moreno, il quarto è stato il gol di Portanova, a cui era stato appena annullato 2 minuti prima un'altra segnatura, e poi l'ultima marcatura ha la firma di Francofonte, che tra l'altro è stato abbastanza incredibile quel gol, perché sul gol del 4-0 hanno battuto il calcio d'inizio i friulani, la Juve ha rubato palla ed è andata in porta, con l'Udinese che aveva oggettivamente chiuso già la partita abbondantemente, era già con la testa negli spogliatoi. Migliore in campo, nonostante non abbia segnato, credo che sia Elia Petrelli, che è un vero e proprio carro armato, un giocatore eccezionale, e credo che la Juve se lo debba tenere stretto, perché può veramente diventare fortissimo, è ancora giovane, quindi assolutamente secondo me migliore in campo Petrelli, così come bisogna tenere stretto Fagioli, perché Fagioli può avere un futuro tutto dalla sua. Ragazzi, chiudo qua questo video anche perché non c'è nient'altro da dire. La Juventus batte 5-0 l'Udinese, si consolida nelle parti alte della classifica e adesso testa al derby di stasera. Ciao ragazzi!